ricordare, signor Presidente, noi non stiamo vivendo un bel momento qui in Veneto, non è facile parlare, c'è un sacco di brusio, però devo dire che è doveroso, lo faccio assolutamente col cuore, ricordare Giulia. Non possiamo non ricordare Giulia, una nostra cittadina. Ci stringiamo vicini alla famiglia che ha provato orrore e prova un dolore inimmaginabile. Benvenga a questa idea e saluto i ragazzi di approfittare del network delle scuole per parlare di violenza di genere, per parlare di rispetto della donna, per parlare di tutti questi temi. Però è pur vero che noi adulti non ci possiamo chiamare fuori. È pur vero che dobbiamo fare un lavoro di comunità, un lavoro di squadra, affinché da un lato si identifichino ancora gli ultimi lembi dove c'è qualche cavernicolo che si comporta male con le donne e dall'altro tutti assieme si possa identificare chi ha bisogno di essere curato, perché la storia di molti di questi casi va in questa direzione, della malattia mentale. Facciamo in modo che Giulia non sia derubricata semplicemente come la 105esima vittima. Io ringrazio la Presidente Giorgia Meloni per quello che ha detto, per quello che ha sempre detto, perché lo voglio sottolineare, e so che come persona determinata, noi ci conosciamo da qualche anno, siamo stati anche tre ministri, siamo qui, ex ministri assieme, e so che saprà ancora di più interpretare quello che è il nuovo corso per questo Paese anche rispetto a questo. Grazie Giorgia. E grazie ragazzi per tutto quello che farete. Grazie.